Ed è arrivato il momento degli inni nazionali. Queste dunque le scelte degli allenatori. E ora si fa sul serio, si parte. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Prova la giocata nello spazio. Evra. Riceve il passaggio. Occasione da rete. Beh, forse ha preteso un po' troppo, ma un giocatore bravo come lui dalla distanza fa bene a provarci se è convinto di avere lo spazio sufficiente per cercare la porta. Prova il filtrante. C'è un'opportunità. È il portiere che spinge. È il pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Troppa esitazione? È difficile dirlo. Questa sicuramente la doveva sfruttare meglio. Candreva, grande tackle. Può provare. Perdendo questa palla hanno commesso un errore che poteva costare molto caro. Candreva con il lancio in avanti. Vuole la profondità. Il punteggio iniziale è immutato. 0-0. Griezmann. Griezmann! Cerca l'uomo là davanti. Evra. Cerca spazio. Pogba! È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza però fa bene a provarci. Si sta giocando una mezz'ora. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. Tackle feroce. Ecco Griezmann. Griezmann ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi ottiene un buon calcio di punizione. Prova il filtrante, riceve in zona pericolosa. C'è spazio per calciare. Prova il cross in aria. Darmian prova l'incursione in avanti. Arriva nella tre quarti avversaria. Candreva! E c'è il gol d'Italia! Ed è il primo gol della gara. Gol meraviglioso! Il portiere non poteva fare nulla contro una bomba del genere. Grande coordinazione e potenza, davvero un capolavoro. L'Italia segna il gol che sblocca la gara. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. Si avvicina alla porta. Passaggio in avanti. L'arbitro dice che può bastare. Tutti a prendere un tè caldo. Merito alla squadra per il vantaggio conquistato a metà gara. Determinante il centrocampo che ha dato grande aiuto alla difesa e ha sempre sostenuto le azioni degli attaccanti. 1-0 dopo il primo tempo. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza. Devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0. Cerca spazio. Pogba. Prova
la giocata nello spazio. Non trova spazio. Vuole la profondità. Prova a saltare al centrocampo. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Koscielny si è fatto trovare pronto. Prova a verticalizzare. Prova il filtrante. Da lì può segnare. Devono fare molta attenzione sui calci piazzati. Questa squadra può contare su giocatori molto abili nel gioco aereo. Occasione! Ed eccolo il gol! Ecco il gol! E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Zero dunque. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Vuole la profondità. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Darmian. Giroud. Un palo clamoroso. Incredibile come si siano salvati. Hanno rischiato davvero grosso. Matuidi. Cerca spazio. Ancora un ottimo intervento difensivo. Chiellini la gioca in profondità. Griezmann prova a sfondare centralmente. Ha tentato l'azione personale, conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi, magari ci riproverà ancora. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. El Shaarawy. Occhio al tiro. È fuori di un non nulla. Ottima parata del portiere. Ora però dovrà mantenere la concentrazione sul successivo tiro dalla bandierina. Cercherà di metterla in mezzo. La mette in avanti. Ottimo intervento di copertura. Il pallone che esce, non nulla sopra la traversa. Ha fatto bene a provarci da quella posizione. Meritava solo maggior fortuna. Ed è andato vicino a una nuova segnatura. È l'incubo di ogni difesa. Gli avversari sono tentati di marcarlo a uomo e questo permette ai suoi compagni di sfruttare gli spazi che crea. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Non trova la porta. E non ci può arrivare. Parolo. Non c'è più tempo, finisce qui. Ed escono meritatamente vittoriosi dopo una grande partita. Hanno dimostrato personalità, impegno e sicurezza oggi. Hanno giocato bene, scegliendo di attaccare e sfondare soprattutto per vie centrali. E grazie alla qualità di questo gioco offensivo sono riusciti a ottenere una vittoria meritatissima.